Poi il ministro, buonasera a tutti, il ministro degli interni darà la spiegazione completa dell'articolo 1. Un breve riassunto sulla ragione per cui siamo arrivati a questo punto nasce da una sentenza della Corte di Giustizia Europea che è molto complessa, molto articolata e probabilmente non è stata, lo dico a chiare lettere, ben compresa o ben letta. In altre parole, questa sentenza, oltre che è arrivata in francese, oltre a ribadire il principio che è compito degli Stati definire il concetto di Stati sicuri e di individuare quelli che sono tali, pone alla fine delle condizioni nel momento in cui la giurisdizione di un paese, cioè un giudice, intenda dare una definizione diversa dello Stato sicuro in relazione a casi specifici di determinate persone. La Corte dice che i giudici, in questo caso gli italiani, anche se questa vicenda complessa riguardava una questione di tutt'altro settore che riguardava la Moldavia e i rapporti territoriali con una fetta di quel paese, l'importante, ecco, il nocciolo di questa sentenza, vi dico, sono i punti 87, 88, 89 e 90, che sono sempre stati trascurati, probabilmente nessuno li ha letti, è che il giudice deve, ex nunc, cioè nel momento in cui si pronuncia, dare una appreciation, si dice, di maniera exhaustive, in maniera esaustiva, e ensuite complète, e quindi completa, dans le cas échéant, cioè nel caso di specie, nel caso simbolo, delle ragioni per cui, per quel determinato individuo che chiede la protezione internazionale, quel determinato paese non è ritenuto sicuro. Ora, io vi invito a leggere le motivazioni dei decreti che sono stati in questi giorni oggetto di riflessione, vedere se siano stati rispettati i criteri della Corte, indicati espressamente dalla Corte, che dicono che appunto occorre dare una motivazione esauriente, esaustiva e completa, dans le cas échéant, cioè nel caso di specie, perché quella determinata persona sia in situazione di pericolo laddove ritornasse nel suo paese di origine, che in relazione alle condizioni di quella persona non è ritenuto sicuro. Un'ultima considerazione da fare è che in tutti questi provvedimenti queste persone, i soggetti sono sedicenti tali, sono cioè di cittadinanza incerta e la loro provenienza è dichiarata da loro stessi, non hanno documenti, non c'è nessuna prova che arrivino da quei determinati paesi, il che significa devolvere alla discrezionalità, all'arbitrio, alla volontà di queste stesse persone la definizione dei parametri di sicurezza o meno del paese dal quale dicono di arrivare. In altre parole, una persona può arrivare da un paese che è sicuro a tutti gli effetti, ma dichiararsi, per esempio, bengalese, che nel caso di specie, in relazione a certi tipi di situazioni, può non essere ritenuto sicuro. Anche questa è una cosa che andrebbe, secondo noi, corretta. Questo è il quadro generale. Poi sulla definizione sulle indicazioni di questi paesi sarà ora più preciso il collega Piantedosi. Allora, come